La mia giornata tipo, mi sveglio al mattino alle 7. Mi alzo alle 5.40. Arrivo qua in cucina alle 8.30, dipende dai turni. E arrivo al lavoro con i mezzi verso le 11.30. Mi cambio. Inizio a cambiarmi su negli spogliatoi, scendo, inizio a salutare. Ascolto cosa mi dice lo chef. Incomincio qua in panetteria. Poi alle 11.30 inizio a apparecchiare i tavoli per il pranzo. Farei tutor dei ragazzi in azienda è una cosa molto impegnativa, nel senso che loro sono ragazzi che comunque arrivano da un progetto di scuola-lavoro. Sicuramente difficoltoso, è un impegno ed è anche una responsabilità. Primo giorno sì, quando me l'hanno presentato ho visto un ragazzino timido e un po' spaesato. Poi per fortuna si è un po' adattato all'ambiente. Un impegno perché devi dedicare del tempo a trasmettere delle capacità che il ragazzo deve apprendere. Mi viene da dire come trasmettere quello che si è imparato nel corso degli anni. Gli insegno o cerco di insegnarli di essere più autonomi possibile anche se hanno a fianco una persona che li può spiegare. Una ricerca di far funzionare tutta la tua equipe e quindi tutto il tuo staff abbinato a loro. Vedere il fatto che tu hai gente giovane è una cosa positiva anche per l'azienda stessa, perché comunque dai l'opportunità a chi esce dalla scuola di essere inserito nell'ambito lavorativo. Mi piace quando uno propone anche di fare qualcosa di suo, al di là di quello che in realtà è nostro. La cucina è fatta anche di inventiva personale. Perché non si può solo e sempre imparare quello che gli altri ti danno, ma puoi anche tu insegnare qualcosa. Questa macchina che vi ho fatto vedere e praticamente non ha mai fatto un quadro, gli ho dato lo schema, gli ho insegnato i primi passi e insomma è andato da solo senza quasi intoppi. Se qualcosa può andare male e io non ci sono, devono sapere loro se è giusto fare quella cosa piuttosto che un'altra. Lui ha preparato una sua torta, ma l'abbiamo assaggiata, era buona e abbiamo apprezzato molto il fatto che anche lui si sia voluto proporre nel fare qualcosa per cercare di aggiungere nella nostra disponibilità una torta nuova. Quando abbiamo avuto presente con noi Gualtiero Marchesi, e loro hanno fatto di tutto per essere qui, nonostante non fosse il loro turno di lavoro. Per me è stato molto appagante, perché comunque vuol dire che in questi mesi gli ho trasmesso anche un po' di più della passione che magari già hanno, perché questo lavoro se non lo fai con passione non lo porti avanti. La responsabilità sta nel cercare di trasmettere la consapevolezza che se lo imparano bene un futuro c'è.